promozione del territorio su scala provinciale. Allora, il fatto che ci siano degli sponsor anche esterni alle Linara non è che sono più importanti degli sponsor linaresi, è quella condivisione di visitazione diffusa, e quindi parte dalla cultura, quindi il fatto che c'è in Roverella, ad esempio Rovigo, e che noi abbiamo la cittadella della cultura col teatro, con il museo, con il museo del Risorgimento, sono temi, e questo non è un tema dell'incontro di stamattina, ma ecco il quadro, quella cornice, quel frame generale dentro il quale voglio anche metterci le iniziative di Natale, cioè l'idea che questa filiera del territorio, quindi Rovigo da solo non rappresenta il territorio, non è in grado di dare quella pill, quell'attrazione verso visitatori esterni da solo, o meglio lo fa ma non è sufficiente. Se noi diffondiamo invece queste potenzialità sul territorio e mettiamo insieme quindi la realtà rodigina con la realtà di altre situazioni come anche Lendinara nella fattispecie, ed è per questo che il Natale a Lendinara collegato alle varie iniziative, cioè ad esempio io non lo so, Telechiara è già andata ad esempio a visitare la mostra dei presepi, avere una mostra di presepi con 450 presepi che veramente sono opere d'arte, perché sono frutto di un volontariato, vuole dire quasi a livello ormai non maniacale, ma quasi, per chi ha il lavoro un anno per questa iniziativa. Ecco, avere quindi la mostra dei presepi sull'Endinara, avere l'animazione delle piazze, avere le promozioni, le attività commerciali che pur vivendo un periodo di, insomma, è un periodo sicuramente di difficoltà, ma condividono con l'amministrazione comunale questo percorso. Il fatto che l'amministrazione comunale riconosca che la città va ripulita, va messa in ordine, va curato anche il decoro, il modo con cui tu ti proponi all'esterno, sono tutte situazioni, tutte facce dello stesso, tutte tessere dello stesso puzzle, dello stesso mosaico. Quindi ecco perché il lavoro quindi di ricerca di anche sponsor esterni, quindi non è una questua che facciamo, e mi metto di qua così vi ringrazio tutti, no? Non è una questua che facciamo agli sponsor per dire abbiamo bisogno per fare l'iniziativa. Ad esempio la pista è stata una scommessa importante, perché comunque economicamente parlando l'amministrazione comunale nell'arco dell'anno, diciamo che spendiamo per la pista, quello investiamo per la pista insieme quello che abbiamo speso per sistemare via Valiero. Fate quindi le vostre proporzioni. Non è stato clamorosa la spesa di via Valiero, ma se io non avessi avuto l'attenzione da parte degli sponsor sicuramente non saremmo qui sulla piazza a quest'ora a fare questo tipo di ragionamenti. La città sta vivendo bene questo tipo di attenzione. Io sento, non tanto chi parla bene del sindaco, quello è un problema mio, non è quello il problema è che si parla di un'amministrazione, e quando parliamo di amministrazione, a sempre dire questa roba qua, siamo tutti l'amministrazione, quindi il commercio, gli amministratori, gli sponsor, i cittadini, cioè tutto fa parte di quell'insieme di situazioni che dobbiamo portare avanti. Quell'idea di comunità, che non è una comunità appunto che sta ferma sulle proprie situazioni in attesa che altri facciano i miracoli, ma è insieme questa cosa, questa condivisione. È un clima che è cambiato e si avverte e si respira, ed è per questo che io ringrazio chi viene da fuori e che investe questa attenzione nei confronti della realtà lendinarese. Non ho parlato di amministrazione, ho parlato di realtà lendinarese, perché l'amministrazione potrebbe essere una cosa settoriale, la realtà lendinarese è la comunità lendinarese, quindi c'è bisogno di avere, seminare ottimismo, seminare fiducia, ma non tanto in termini di dire vabbè chiediamo alla provvidenza che ci metta qualcosa, no, la provvidenza la determiniamo noi con la nostra azione di squadra. Quindi grazie a tutti, oggi vedo diversi, ma non siete tutti, perché veramente siamo in tantissimi, sono in tantissimi quelli che hanno aderito, penso che basta vedere insomma un po' i loghi che ci sono attorno alla pista. Domani è una giornata dove praticamente diamo il via a questo periodo, a questo mese natalizio, c'è la piazza Risorgimento, ma c'è anche piazza San Marco domani molto attiva. Apprezzo, ecco, abbiamo qualche rappresentante, ad esempio Erika, che con la propria attività porta avanti un'iniziativa lì su piazza San Marco, ma credo che ci sia anche, spero Erika, che puoi manifestare il fatto che ci sono anche le altre attività, certo, sì, che sono disponibili a questo tipo di ragionamento, quindi non più l'amministrazione che va a proporre alle attività commerciali, ma le attività commerciali che si mettono insieme per proporre degli eventi, delle iniziative.
è un cambio di marcia, siamo in un periodo di vacche magre, però notiamo che c'è veramente questa voglia di essere protagonisti e di muoversi insieme. Qualche battuta da parte di sponsor, perché uno sponsor dice sì all'Endinara e accoglie questo, sì, vabbè, il rapporto personale, la stima reciproca e quant'altro, ma ci deve essere anche qualcosa che ti porta a dire perché investiamo in questo contesto. Ascoltiamo pure se c'è qualcuno che vuole, anzi dovete, cioè adesso io vi dico semplicemente, questo è il programma, però se vi faccio vedere i loghi e gli sponsor dimostra che al di là di sponsor significativi esternamente, ma c'è anche una miriade di attività che hanno detto sì, ci stiamo, quindi vuol dire che il gioco va alla candela, vuol dire che il messaggio che la Proloco insieme all'amministrazione comunale stanno facendo e stanno portando avanti. Perché qualcuno dice, ma la Proloco, perché così qualche sassolino me lo cavo anche dalle scarpe, la Proloco è il braccio armato dell'amministrazione comunale, non esiste una comunità che lavora a compartimenti stagni, non può esistere una Proloco che non lavora condividendo non i pensieri del sindaco ma la volontà di un'amministrazione che vuole attraverso la vita di comunità rilanciare l'attenzione verso il proprio paese. Io dico sempre che si possono sistemare tutte le strade del mondo, ed è fatica anche quello, ma se anche tu hai una città pulitissima e con le strade a posto, ma non hai i cittadini che condividono un percorso di vita comunitaria, hai fatto metà dell'opera, forse anche meno di metà dell'opera. L'importante invece è avere questo clima. Io lo noto questo perché quando parlo con gli imprenditori, qui abbiamo realtà medie, piccole, grandi, dipende anche da cioè, realtà come la Inostec, come Zambello Riduttori, ma abbiamo anche altre attività, poi magari le citeremo una per una in modo che possano anche essere messe in evidenza queste. Abbiamo attività che non vedono il sindaco come il questuante della situazione. Io spero